Gaza, l'attacco nel sud dell'Iraq, i Marines puntano su Bassora. Nella notte è fallito il tentativo di uccidere Saddam con una pioggia di missili. L'Iraq lancia ordigni contro il Kuwait, uno sfiora una base USA, forse incendiati dei pozzi di petrolio, ma Baghdad smentisce. Manifestazioni contro la guerra in tutto il mondo, in Italia scioperi e cortei, a Milano stamane in 150.000, a Roma fiaccolata in Campidoglio. Berlusconi, Bush mi ha annunciato l'attacco, spero che ci saranno poche vittime civili, dalle manifestazioni non mi aspetto nulla di buono. E protestano i paesi del fronte del no, Francia, Russia e Cina chiedono agli USA di fermarsi, profondo dolore del Papa. Le borse europee riperdono terreno, Milano giù di oltre l'1%, inversione di tendenza per il prezzo del petrolio che ricomincia a salire. Buonasera dal TG3, le forze americane stanno lanciando un attacco presso il confine con il Kuwait, la terza divisione USA spara ai soldati iracheni nella parte meridionale del paese, di fatto comincia così l'attacco di terra delle truppe, le operazioni via terra della guerra. Queste sono le ultime notizie, tra l'altro poco fa Giovanna Botteri, che è a Baghdad, ci ha detto che stava suonando la sirena dell'allarme. Gli iracheni, non morite per Saddam, questo lo ha detto il segretario americano alla difesa Rumsfeld, ha detto è arrivato il giorno della liberazione, non attaccheremo obiettivi civili ma l'attacco sarà di una potenza inaudita, spiega così che insomma l'attacco di questa notte, le ore 3 del mattino per noi in Italia è stato solamente un assaggio. In questo momento non siamo ancora in grado di collegarci con Baghdad. Come risponde l'Iraq a praticamente questi attacchi americani? Risponde a sua volta bombardando il vicino Kuwait, è stata anche sfiorata una base americana, sono continui gli allarmi, tra l'altro si parla di questi pozzi di petrolio che sono stati dati alle fiamme per non farli cadere appunto nelle mani degli americani. Allora vediamo se abbiamo al telefono Kuwait City, Pucci Buona Volontà, te la linea per le ultime. Allora sì, eccomi qui per dirvi che sono in corso dei raid sul sud dell'Iraq, raid aerei e intensi combattimenti, scambi di artiglieria che preludono ovviamente a un attacco di terra, del resto i soldati americani erano stati avvertiti tutti pronti per le 17.30 ora italiana, quindi mezz'ora fa, con equipaggiamenti particolari chiamati MOP1, che significa che devono indossare le maschere e le tute anti-gas, anti-armi chimiche. Già dicevo, scambi di colpi molto intensi, anche l'Iraq ha risposto sparando ben 9 ordigni oltre il confine in Kuwait, forse si è trattato di missili Scud, anche se l'Iraq smentisce, più probabilmente di missili Al-Samud 2 o di altri ordigni terra-terra, sta di fatto che la gran parte sono stati distrutti dai missili Patriot e uno almeno è caduto vicino ad una base dei Marines, Camp Comando, non c'è stato nessun ferito. Per quanto riguarda invece i pozzi, si tratterebbe di 3-4 esplosioni e poi di fiamme che sono state viste a sud di Bassora. Non è detto che si tratti di pozzi che sono bruciati, potrebbero essere queste trincee riempite di petrolio per ordine di Saddam che sono state date alle fiamme. Gli allarmi qui a quei siti sono stati numerosi, ce n'è stato uno anche nel pomeriggio, la città è praticamente deserta, tutti quanti hanno indossato le maschere antigas e sono corsi nei rifugi, c'è tutta la popolazione di stranieri, soprattutto indiani ed egiziani, che fa la fila di fronte alle compagnie aeree, ma i voli sono chiusi, nessuno per ora può lasciare il Kuwait. La linea a Roma. Allora, Saddam ai giorni contati, sono queste le parole del segretario americano alla difesa di Rumsfeld, naturalmente sono continui i briefing con i giornalisti. Le notizie in questi giorni vanno prese tra l'altro tutte con cautela, c'è stata anche la notizia che è stata data da una emittente televisiva americana che riguarderebbe Saddam Hussein, addirittura si dice che sarebbe morto nell'attacco di questa notte alle 3 del mattino ore italiane. Un attacco tra l'altro sulle quali le interpretazioni sono differenti. Allora, qual è la verità? Andiamo subito a New York con Flavio Fusi, a te la linea.
Sì, andiamo con ordine. Il bersaglio del blitz a Baghdad è un centro di direzione militare irachena. Questo attacco, dice il ministro Rumsfeld, non è il primo e non sarà l'ultimo. I giorni del regime sono ormai contati. Il capo del Pentagono conferma e accusa l'Iraq di aver messo a fuoco alcuni pozzi petroliferi nel sud del paese. La conferenza stampa, il tono della conferenza stampa dà il senso di una giornata frenetica. Poche ore fa Bush si è incontrato con i suoi più stretti collaboratori, quasi un comitato di guerra, e ha reagito con durezza alle censure di molti governi, Parigi, Mosca e Berlino in testa. Conosciamo le loro posizioni, dice il portavoce, ma andremo avanti. Un monito a tutte le parti affinché sia rispettata la legge internazionale e venga protetta la popolazione irachena è stato rivolto da Kofi Annan. Nel momento della guerra gli appelli per la pace diventano più decisi e più ultimativi. Anche qui in America lo vedete, dove si preparano nuove manifestazioni di protesta, a Washington, a New York e molte grandi città. Manifestazioni, dicono gli organizzatori, che accompagneranno tutta la campagna irachena. Una campagna che sarà forse più lunga e difficile del previsto. La strategia americana è ancora coperta. Fonti del Pentagono parlano di altre 48 ore di attacchi mirati su Baghdad. Bush giudica legittima la scelta di liquidare fisicamente Saddam e la CIA avanza dubbi sulla autenticità del video mostrato dalla televisione irachena. Voci non confermate, lo hai detto, Saddam potrebbe essere stato ucciso. Secondo gli esperti della CIA, l'uomo che parla potrebbe essere uno dei tanti sosia del Rais. Da New York è tutto, a voi la linea. Allora, ci sono dei nuovi bombardamenti a Baghdad, questo è anche il motivo per cui non riusciamo a collegarci con la nostra inviata Giovanna Botteri. Vediamo le immagini della CNN. Allora, per adesso è un'immagine fissa, come potete vedere, ci aveva telefonato poco fa la nostra inviata dicendo che c'era, che in quel momento stava suonando la sirena, naturalmente mano a mano. Ecco, vediamo se possiamo vedere delle altre immagini. Andiamo in onda. Consideriamo adesso che ci sono 2 ore di differenza con l'Iraq, perché se da noi sono le 19, lì sono le 21.07 di sera. Forse la guerra non era iniziata questa... Ecco, Giovanna Botteri in diretta. Giovanna, mi senti? Giovanna Botteri, mi senti? Allora, perché mi dicono che abbiamo Giovanna Botteri in diretta, vediamo se riesce a sentirci. Purtroppo, come potete immaginare, i collegamenti sono difficilissimi proprio in questi momenti. Allora, non la guerra, ma comunque il primo attacco. Allora, rivediamo la CNN, scusatemi, insieme. Allora, vi dicevo, ecco, Giovanna Botteri con questo videotelefono. Giovanna Botteri, noi ti vediamo, tu riesci a sentirci? Sì, vi sento bene, voi sentite? Sì, perfettamente, dici che cosa sta succedendo. Ci sono bombardamenti? Alle 18.48 hanno cominciato a suonare le sirene e dopo un paio di minuti sono cominciati i bombardamenti. Qui si sente fortissimo il rumore della contraerea irachena. Fino a pochi secondi fa sparato contro evidentemente quello che è un attacco, forse l'attacco definitivo che si aspettava dallo scadere dell'ultimatum. Ripetiamo, le sirene hanno suonato pochissimi minuti fa, è cominciato l'attacco su Baghdad, c'è un silenzio terribile su tutta la città, adesso voi vedete le immagini del Tigri, tutta la città ancora illuminata, vedete questi ogni tanto i traccianti, vedete i traccianti? Sì, sì, stiamo vedendo. Sono i traccianti della contraerea irachena. Quindi i traccianti della contraerea irachena, l'attacco americano è cominciato. La città è ancora tutta illuminata. Evidentemente le misure di sicurezza non sono ancora state messe in atto perché la città è completamente illuminata. Vedete, c'è il Tigri e dall'altra parte del Tigri ci sono i palazzi di Saddam. Forse riuscite anche a sentire il rumore dei bombardamenti. Ci sono i palazzi di Saddam. Ci sono i ministeri, voi sentite?
Guarda, se per sentire sentiamo pochissimo, stiamo, ma tanto ti ascoltiamo e quindi ascoltiamo. Guardate, guardate, è stato colpito, colpito, guardate. Giovanna, che cos'è lì? Ci puoi spiegare bene che cosa con te stiamo guardando? A parte mettiti al sicuro. Guardate, quello è... Sì, noi comunque siamo al di là della riva del Tigri, quindi siamo in una condizione... Quello che viene bombardato è la parte dei ministeri e dei palazzi. Quello vedete? Sì, guarda, stiamo vedendo tutto. Guardate come sta bruciando. Quindi sono i palazzi dei ministeri iracheni? Sono i palazzi di Saddam, sono i ministeri, sono le sedi, il cuore del potere, il cuore del regime di Saddam. Sì, perfettamente. Ti stiamo sentendo... Visto come... Guardate qui davanti, guarda Enrico, guarda qui davanti, esatto, esattamente qua di fronte è stato colpito un altro, questo invece è un ministero, non è uno dei palazzi, eccolo. Giovanna, ma ci si aspettava questo attacco a quest'ora? Sì, sì. Soprattutto dopo quello che è successo questa mattina, che è stato... che non era certamente quello che si aspettava, questo attacco era, la città era silenziosa, era terrorizzata, noi siamo stati quasi cacciati dal Ministero dell'Informazione dove trasmettiamo, perché tutti avevano ricevuto, tutti si aspettavano questo attacco. Guardate la nuvola di fumo che sta uscendo dal palazzo, completamente distrutto, guardate, sta arrivando un altro, si sente... Ma si sente... I traccianti della contraerea, dimmi. Continuano i bombardamenti o si sono fermati adesso? In questo momento c'è un momento di calma, i colpi che sentite sono i colpi, eccoli questi, sono i colpi della contraerea irachena, sono i colpi della contraerea irachena che evidentemente cerca... di creare una sorta di cappa di protezione assolutamente inutile, perché sapete che le bombe americane sono assolutamente ecco, sentite, questa è la contraerea che cerca di evitare la traiettoria dei missili. Giovanna, in questo momento i palazzi erano vuoti? Tieni conto che i palazzi stanno in mezzo alle case, quindi certo i palazzi sono vuoti, ma tutto attorno, voi vedete come è stato colpito quel palazzo, immaginatevi che cosa è successo a quello che stava attorno, tanto perché prima di cominciare ci sono tutti i soldati attorno ai palazzi, quindi è molto difficile, nonostante sia una zona soltanto di ministeri, è una zona dove ci sono palazzine, dove vive anche la gente. Ecco, adesso c'è un momento di calma. Dopo, ecco Giovanna, ma i civili da quelle case che ci dici lì vicino ai ministeri, se ne sono andati oppure purtroppo c'è la possibilità che siano ancora lì? L'unica cosa che hanno i civili, evidentemente quelli che sono rimasti perché non avevano nessun altro posto dove andare, ci sono i rifugi, ogni casa ha organizzato in qualche modo un rifugio nelle cantine, poi ci sono dei grandi rifugi collettivi, ma gli iracheni hanno un problema. Durante la guerra del 91 ad Almeria centinaia di persone che si erano rifugiate proprio in quel bunker, in quel rifugio, quasi 100 persone, rimasero uccise perché il razzo arrivò e chiuse la bocca della reazione. Dopo quello shock di Almeria, gli iracheni preferiscono rifugiarsi da altre parti che nei bunker, per paura che succeda un'altra strage di quel tipo. Senti Giovanna... Continuano a sentire i traccianti... Sì. No, ci puoi anche... Noi ti ringraziamo per il tuo lavoro, ci stai facendo vedere in diretta praticamente i bombardamenti sui palazzi dei ministeri, sui palazzi di Saddam. Ci puoi spiegare, sono immagini che stiamo dando, che stai dando tu in questo momento, come fai a trasmettercelo con questo apparecchio che hai, questo videotelefono? Ci puoi spiegare, puoi dirlo ai nostri telespettatori? Diciamo che la trasmissione è autorizzata soltanto dal Ministero dell'Informazione comunque, ma...
credo che ci siano delle postazioni comunque del mobili sui palazzi e su questa zona da cui possono arrivare le immagini. Senti Giovanna, naturalmente rimani in diretta con noi, perché c'è da dire che dopo queste immagini, dopo quello che ci racconti tu, sembra un po' quasi tutto vecchio il resto del telegiornale. Naturalmente rimaniamo in contatto e immediatamente richiamaci, richiedici la linea. Noi naturalmente eravamo pronti con tantissimi altri servizi, tra l'altro c'è tutta quella parte del mondo che non vuole questa guerra, che definisce questa guerra ingiustificata. Allora chiedo a Stefano Vecchi con che cosa andiamo avanti. Pronto? Allora vi dicevo, c'è tutto un mondo che questa guerra non la vuole, la definisce ingiustificata. Tra l'altro oggi ci sono state delle parole molto ferme da parte della Russia, della Cina, della Francia, che dicono agli Stati Uniti di fermarsi con l'intervento. Le manifestazioni sono state alcune spontanee, alcune altre invece sono state organizzate. Possiamo dire che appunto che sono in tutto il mondo, non solamente qui in Italia, dalla Germania alla Grecia, al Pakistan, alla Cisgiordania, le manifestazioni che sono sfociate con dei disordini, con insomma delle violenze, sono state quelle in Egitto, al Cairo, forse possiamo anche vedere le immagini, la piazza centrale era stata letteralmente occupata dai dimostranti, ci sono stati striscioni con scritto vergogna americani. Manifestazioni anche nella... Ecco, cominciamo a vedere le manifestazioni nel mondo prima di andare a quelle italiane. Poi ci sono state le manifestazioni anche in Germania, dove gli studenti avevano manifestato a Berlino, hanno marciato dalla piazza centrale di Alexanderplatz fino all'ambasciata americana, dove naturalmente tutte queste ambasciate americane sono state incrementate le misure di sicurezza. Manifestazioni ci sono state anche nella Gran Bretagna di Tony Blair, la Gran Bretagna che è stata da subito schierata a fianco degli Stati Uniti in questo conflitto, a Londra, nella piazza del Parlamento davanti alla Camera dei Comuni. Allora andiamo a Londra con Marco Varvello. Le decine di manifestanti che da giorni stazionano davanti al Parlamento inglese sono diventati migliaia oggi, richiamati dall'appello per una giornata di protesta lanciato dalle associazioni pacifiste come la coalizione contro la guerra. Qualche momento di tensione con la polizia, ma in generale una manifestazione tranquilla, bloccate le strade di accesso a Downing Street, qui la piazza del Parlamento, insomma il cuore della Londra politica, il triangolo del potere attorno a cui è ruotata questa prima giornata di crisi fin dal mattino con la riunione straordinaria del gabinetto di guerra, cosiddetto, cioè un vertice ristretto del governo. Poi la relazione in aula del ministro della difesa Hun, le forze britanniche non hanno partecipato, ha detto, all'operazione principale della scorsa notte, cioè i lanci di missili, i bombardamenti dei caccia, ma unità britanniche hanno svolto comunque un lavoro preliminare, come lo ha chiamato Hun, facendo evidente riferimento alle forze speciali, le SIS, addestrate proprio per operazioni dietro le linee nemiche, per raccogliere informazioni e localizzare obiettivi da colpire. La regina Elisabetta ha inviato un messaggio di sostegno alle truppe. Blair, prima di partire per il Consiglio europeo a Bruxelles, ha preannunciato un discorso alla nazione che sarà trasmesso nel momento in cui le truppe e i cacciabombardieri inglesi cominceranno a colpire in Iraq. Ma la linea del governo inglese è stata chiara in queste settimane ed è stata ripetuta oggi dal ministro degli esteri Stroh. Quando si minaccia l'uso della forza, ha detto, riferendosi alle risoluzioni ONU, prima o poi si deve essere anche pronti ad usarla. Allora, prima di andare in diretta con il Campidoglio a Roma, vediamo le manifestazioni che si sono oggi svolte a Roma. Vi dicevo, alcune sono nate spontaneamente, alcune organizzate da Milano a Palermo. Maddalena Bolognini. Siete dei fiori nei vostri cannoni, perché non vogliamo mai nel cielo. Sirena antiaerea. Canti di pace. È notte, ma le piazze già si riempiono di bandiere. Roma, Milano, Firenze, Genova. C'è il grande dittatore sullo schermo e un mare di gente per strada. Pensare all'Iraq, a Baghdad, le persone, i ragazzi, i bambini, le donne. Io che non ho mai visto una guerra non riesco a immaginarmi, non me lo voglio neanche immaginare.
E la mattina, ancora a Milano, con 70.000 studenti che lasciano le aule e si riversano fuori. Questa notte, appena sono cadute le prime bombe, immediatamente è partito un giro di chiamate. Questa mattina delle scuole si sono trovate addirittura chiuse, dal silicone sulle porte. Si uniscono ai lavoratori in un grande corteo, 150.000 volti diversi. Poi la stazione e i ragazzi che si sdraiano sui binari. Come a Padova, a Roma, fermano i treni per un'ora e spiegano ai passeggeri che un'ora del proprio tempo vale la vita di milioni di iracheni. A Bergamo si occupa l'autostrada, a Napoli l'università. È un tam-tam che attraversa l'Italia, da Brescia a Palermo, in un unico coro. No guerra, stop war. Centinaia di migliaia di voci che chiedono di fermare i bombardieri. I bambini insieme agli adulti, gli impiegati con i disobbedienti, le professoresse insieme ai loro studenti. Un'Italia che si stringe al corpo la bandiera della pace. E la chiesa, insieme a tutta questa gente, accade a Torino a mezzogiorno. Suonano a morte le campane per scandire la tragedia. Che le campane suonino ogni giorno a mezzogiorno, chiedono sacerdoti come Alex Zanotelli e Don Luigi Ciotti. Si occupano i luoghi simbolo, si chiede ascolto. No alla guerra, è l'unico diktat. Pace, subito, pace! Sì, allora naturalmente stiamo facendo il telegiornale mano a mano, è venuto il direttore Antonio Di Bella naturalmente a dirmi che fra poco rimetteremo le immagini dei bombardamenti, vero Antonio, che abbiamo visto prima con Giovanna Botteri. Siamo usciti adesso con, alle 19.10 sono stati bombardati i palazzi dei ministeri, i palazzi di Saddam Hussein. Siamo usciti adesso dalle manifestazioni della pace, il presidente del Consiglio Silvio Berlusconi ha detto dalle manifestazioni della pace non mi aspetto nulla di buono, poi è partito per Bruxelles dove... la sua intenzione è anche ricucire questo strappo che c'è stato in Europa. Allora andiamo in diretta da Bruxelles, l'inviata Maria Lavenditti, a te la linea. Sì, infatti è così, qui a Bruxelles, prima del Consiglio europeo, Berlusconi ha parlato ancora e subito dopo all'incontro al castello di Bouchou, a circa 20 km da Bruxelles, con i popolari europei, ha confermato: voglio ricucire, l'Europa dovrà essere un soggetto politico unico con una sola voce. All'Europa ha detto il compito di ricostruire nel dopoguerra, ma ha anche cercato di correggere il tiro sulle manifestazioni pacifiste. Avevo frainteso, ha detto il Presidente del Consiglio, ognuno ha il pieno diritto di manifestare, ma non è così che si risolve il problema. Quello che mi preoccupa è la deriva anti-americana. E poi ha afferrato un duro attacco all'opposizione, ha detto da questa opposizione non può venire nulla di buono, ha fatto un salto indietro di 30 anni, espresso i suoi radicali sentimenti anti-americani e anti-occidentali. Ora Berlusconi sta arrivando qui al Consiglio europeo che comincerà intorno alle 20 e ha annunciato che incontrerà prima Blair. Ed è tutto qui da Bruxelles, a voi la linea. Grazie Mariella, allora adesso rivediamo insieme queste immagini drammatiche, i bombardamenti su Baghdad, la capitale dell'Iraq. Alle 18.48 era scattato l'allarme della sirena, poi ci siamo collegati con la nostra inviata Giovanna Botteri, vediamo se possiamo vedere queste immagini. Ecco, praticamente si è visto chiaramente che sono stati bombardati alcuni palazzi. Giovanna Botteri ci ha spiegato che sono i palazzi dei ministeri. Giovanna, sei in linea? Sì, sì. Il primo palazzo, quello più grande, è il palazzo di Saddam, il secondo è un ministero. Senti, i bombardamenti dopo che ti abbiamo lasciato sono cessati o ce ne sono stati altri? C'è stata una pausa in cui sta lavorando soltanto la contraerea irachena. Voi vedete alle mie spalle ancora il palazzo che brucia, ci sono i due palazzi che bruciano ancora e poi guardate la strada completamente deserta, vedete? Non c'è nessuno, la gente è atterrita, chiusa in casa, chiusa nei rifugi. Puoi dirci, vedete? Da dove stai trasmettendo tu? E siamo nell'albergo dove stanno tutti i giornalisti, che è l'albergo dall'altra parte del Tigri, di dove si trovano i palazzi di Saddam e i palazzi del potere, diciamo. Senti Giovanna, alle 18.48 tu ci hai detto che è suonato il primo allarme, diciamo. A che ora sono iniziati i bombardamenti? I bombardamenti sono iniziati praticamente
Alle 7 immediatamente c'è stato questo fuoco di contraerea nel tentativo di coprire e di proteggere lo spazio aereo della città, e poi le bombe sono cadute con una precisione spaventosa. Il palazzo è stato, il primo palazzo di Saddam è stato completamente distrutto, e anche il secondo ministero centrati e distrutti completamente. Nonostante questo, vedete come la città continui ad essere illuminata. Sì, è completamente illuminata, la vediamo. Quanti minuti sono durati questi bombardamenti? Naturalmente non l'avrai contati, però... Ma sono durati 10 minuti, sicuramente non di più, e dopo è stato tutto fuoco di contraerea. Ci spiegavi una contraerea che non può far nulla. Sono cadute, sono un paio di bombe. Pensate cosa deve essere il fuoco che loro pensano di fare con 2-3 mila di queste bombe. La contraerea sta continuando a rispondere, perché evidentemente si aspettano altri attacchi. E la città continua ad essere completamente, totalmente illuminata. Senti, illuminata ma deserta, non gira nessuno? Assolutamente no, avete visto prima la strada completamente, la gente è sicuramente atterrita, devo dire, atterrita nelle case più che nei rifugi, per questa paura di fare la fine del topo, questa morte terribile che fecero i 600 di Almeria. E comunque la città continua ad essere, e la televisione in questo momento trasmette le canzoni di Saddam e le immagini dell'esercito iracheno. Non c'è nessuna notizia del bombardamento in corso, soltanto a ripetizione le canzoni, i video di Saddam e il video dell'esercito iracheno. Nessuna notizia, la radio non sta dando nessuna notizia. E questo è anche angosciante per la popolazione, perché naturalmente si sente in balia degli eventi, non sa esattamente cosa stia succedendo nel resto del paese. Giovanna, grazie, rimani naturalmente con noi in linea. Ci ha raggiunto in studio il direttore del TG3, Antonio Di Bella. Sì, abbiamo quello che abbiamo visto insieme. È un documento che non è sbagliato questa volta, di dire eccezionale, in anticipo, in esclusiva rispetto a tutte le altre TV del mondo, compresa la famosa CNN, compresa Al Jazeera. Abbiamo visto le immagini che è meglio rivedere ancora una volta, immagini della nostra Giovanna Bottieri, del telecino operatore Guido Cravero. È stato un documento, come vedete, che difficilmente a un giornalista capita di vedere, e che dobbiamo unicamente al coraggio e la professionalità della nostra Bottieri e del nostro Cravero, mentre continuano ad arrivare le notizie che forze americane sono penetrate in territorio iracheno e stanno combattendo non lontano dallo Shatt al-Arab, vicino al confine con l'Iran. Ma al di là delle notizie che diamo via via per tutto il giorno, questa immagine rimarrà sicuramente nella storia dei primi giorni di questa guerra, immagini date in esclusiva mondiale grazie al coraggio e grazie alla preparazione professionale e anche tecnica dei nostri colleghi, che sfidando rischi enormi che ci fanno stare in apprensione, hanno voluto rimanere a Baghdad per testimoniare coi propri occhi, e questa volta al di là dei circuiti internazionali che certe volte possono distorcere volontariamente o meno la realtà, quello che sta accadendo. Giovanna Bottieri testimonierà anche domani quello che vedrà con i propri occhi. Questo è il modo di lavorare che più amiamo, e il modo di lavorare che predilige da anni Giovanna Bottieri, e con lei tutti gli altri colleghi che sono non soltanto per il TG3 nelle zone di guerra. Ecco, solo per sottolineare l'importanza di questa immagine, la capacità di fare informazioni in questo momento della nostra testata e della nostra azienda. A te, Federica. Giovanna Bottieri, sei ancora in linea? Sì. Forse si vede adesso il palazzo di Saddam è completamente in fiamme, ci sono le fiamme che stanno letteralmente divorando questo immenso palazzo costruito con marmi, cementi e intarsi. Sapete, i palazzi di Saddam sono giganteschi e sfarzosi, guardate che fine sta facendo, le fiamme se lo stanno mangiando tutto. Sì, noi naturalmente stiamo guardando con te queste immagini
che ci stai commentando, tra l'altro dobbiamo, ecco, dobbiamo dire questi combatti, questi bombardamenti. Tra l'altro io voglio soltanto aggiungere una cosa, che qui l'equipe della RAI sono due, siamo assieme ai colleghi Bellano e Gruber e stiamo lavorando, cioè l'equipe della RAI è una sola che sta lavorando, ecco, per fare tutto questo. Questo è frutto di un lavoro collettivo nostro che abbiamo deciso di restare qui, ed è, se riusciamo ad avere questi risultati è per il lavoro, insomma, che stiamo facendo assieme ai colleghi. Senti Giovanna, con queste immagini continuiamo un attimo, io avevo molte domande da farti naturalmente, perché queste immagini parlano, è stato tu ci hai fatto vedere la realtà, poi però ci sono un sacco di informazioni che bisogna prendere con molta cautela. Per esempio una emittente televisiva americana ha detto che Saddam Hussein potrebbe essere morto nell'attacco delle 3:30 del mattino di questa nel primo attacco, insomma, che c'è stato americano. Ma voi sapete che Saddam si è sempre detto che ci sono almeno 6-7 sosia assolutamente uguali che lui utilizza quando deve mostrarsi perché ha paura degli attentati degli americani. Ogni volta che Saddam compare si dice: ma sarà lui o sarà un sosia? E anche questa volta a vedere Saddam appesantito, intristito, cupo, mentre leggeva con gli occhiali questo proclama, qualcuno ha detto: non è lui, forse è semplicemente lui che sente la fine avvicinarsi, la fine molto molto vicina. Senti Giovanna, intanto ringraziamo anche Enrico Bellano, l'altro operatore giornalista che sta con voi, che sta lavorando con voi. Un'altra notizia che è stata data, ma Baghdad a quanto pare smentisce, che sarebbe stato dato fuoco ai pozzi di petrolio, questo per non farli cadere nelle mani degli americani. Sì. Che esatto. Si dice? Noi abbiamo parlato proprio questo pomeriggio con il ministro del petrolio, il quale ha detto: il petrolio è la nostra vita, la nostra ricchezza, noi non possiamo bruciare la nostra ricchezza, la difenderemo anzi con la vita. Quindi Baghdad ha una smentita assoluta, è difficile verificare. Per esempio ci sono molte notizie che arrivano dal sud, di rivolte al sud, ma la zona è interdetta ai giornalisti, quindi noi non possiamo controllarle e preferiamo non darle. Ci sono molte notizie, molte cose che circolano a Baghdad in questi giorni, sicuramente moltissime sono false e poi ci sarà qualche verità che forse riusciremo a scoprire fra un po' di giorni, a verificare fra un po' di giorni. Certo il paese è a un momento critico della sua storia ed è ad una svolta dopo 25 anni di governo di Saddam Hussein. Senti Giovanna, tu ci hai fatto vedere i bombardamenti aerei, ti ringraziamo. Tra l'altro adesso c'è una notizia del Pentagono che dice che i primi Marines sono entrati in Iraq. Con queste immagini drammatiche noi chiudiamo il nostro telegiornale, naturalmente di tutto questo parleremo, ci collegheremo ancora con Baghdad nel nostro approfondimento del TG3 a primo piano. Buonasera. È la guerra. Marines e fanteria americana invadono l'Iraq e puntano su Baghdad. Attacco anche dal cielo con aerei ed elicotteri. Esplosioni in diverse parti del paese e notizie di pozzi petroliferi in fiamme. Si contano i morti, ma Saddam resiste e promette di rendere dura la vita agli americani, mentre nel mondo si torna a invocare la pace. Anche stasera, alle 23:05, le ultime notizie in diretta a primo piano, con collegamenti da Baghdad, Kuwait City, Amman e Gerusalemme.